diario di un sopravvissuto agli zombie di J.L. Byrne, letto e interpretato da Plant Tribal. Capitolo 1, parte 3. L'inizio. Gennaio, ore 11:43. Non sono riuscito a dormire ieri notte. C'erano in continuazione sirene della polizia e ambulanze. Davvero un gran fastidio. Credo di aver sentito degli spari in lontananza, ma potrebbe essere stato il motore di qualche veicolo. Mi sono alzato dal letto alle 5 e sono andato in garage a prendere le lampadine fluorescenti per il perimetro della casa e per le luci interne. Normalmente uso delle lampadine normali perché fanno più luce, ma vista la situazione potrei dover far conto solo sull'energia solare o della batteria se i trasformatori o i generatori di corrente venissero colpiti. Il notiziario riporta solo morte e distruzione. Adesso stanno dicendo che ogni grande città riporta casi di morti viventi. Stamattina ho iniziato a chiudere con i pannelli tutte le mie finestre, anche quelle che non sono al piano terra. Ho anche messo dei pannelli a due finestre più vulnerabili, dove da poco ho installato le sbarre, giusto per precauzione. Mi sento abbastanza al sicuro per quanto riguarda le finestre. Ho messo le lampadine a risparmio energetico nelle luci perimetrali. Svantaggio: ci mettono un paio di secondi ad accendersi quando i sensori si attivano. Vantaggio: non prosciugheranno la mia batteria in fretta come le altre. Sono preoccupato per la mia incolumità, ma sto prendendo ogni precauzione per assicurarmi che me la caverò. Sto facendo un nuovo scomparto per i viveri, così posso tener d'occhio quanta acqua e cibo consumo. Ho anche controllato il livello di acido delle mie batterie. Ce n'è per un po'. Dovrebbero resistere a tutto questo, a meno che... preferisco non pensarci adesso. Finalmente sono riuscito a raggiungere mia madre e il mio patrigno, papà. La mamma era isterica. Ho dovuto parlare con papà per riuscire a dire qualcosa. Mi ha detto che va tutto bene e che loro sono il più al sicuro possibile. Non hanno visto nessun segno di malattia, ma mi hanno detto che ci sono stati dei casi di possibili attacchi in città, a 10 miglia da loro. Hanno le pistole e i cani pronti per eventuali saccheggiatori, nel caso in cui la situazione precipitasse. Ho chiesto a papà se avesse idea di cosa fare nel caso in cui le cose si mettono male a casa. Dice che lui, mamma e i cani andranno probabilmente nel rifugio dei Fincher. Si tratta di una piccola grotta dove giocavo da piccolo. Il vecchio Fincher minacciava di spararmi con il fucile calibro 12 caricato a salve se avessi continuato ad andarci senza i miei genitori. Sembra che siano passati secoli da allora. Avevo solo 12 anni. Ho detto ai miei che mi sarei fatto sentire, almeno finché le linee telefoniche sarebbero state attive. Non ha senso sperare nel cellulare perché è già andato. I servizi che necessitano di alta manutenzione sono i primi che se ne vanno. Ore 19:10. Oggi la luce ha iniziato a tremolare. Non capita spesso da queste parti. Stavo pulendo il fucile quando è successo. Ho pensato che sarebbe andata via del tutto e invece è tornata. Si sentono sirene e spari. E questo riassume più o meno la maggior parte dei suoni che ho sentito oggi. Dopo aver riagganciato il telefono, ho deciso di chiamare mio padre, ma non ha risposto. Ho anche iniziato ad organizzarmi per non far sembrare casa mia troppo abitata. Ho preso la pistola sparachiodi e alcune coperte che avevo in più, e le ho fissate alle finestre rinforzate per essere sicuro che la luce interna non si veda dall'esterno quando guardo il notiziario, accendo la luce o uso il computer. Ho un paio di batterie che mi sono avanzate dal mio vecchio portatile. Non sono lo stesso modello del mio Apple, ma posso farle funzionare con qualche filo elettrico in caso di necessità. Sto solo considerando la peggiore delle ipotesi. Ho attaccato con del nastro isolante la mia webcam in modo da riprendere il cortile anteriore. Così, anziché dover aprire le tende per guardare fuori, posso semplicemente dare un occhio allo schermo. Quando il computer è in stand-by, con lo schermo chiuso sulla tastiera, l'ago che misura la carica delle batterie non si muove. Ho dovuto usare un cavo USB che era collegato alla stampante. A cosa mi serve stampare in un momento come questo? Non credo che stamperò dei coupon per la pizza. Ho mandato qualche mail e mi sono tornate tutte indietro.
Alcuni messaggi di errore dicevano che il server che assegna l'indirizzo IP è assente. Tirerò fuori la macchina fotografica e farò una foto dalla finestra del piano di sopra. Ho davvero paura. Ore 23:19. Mi sono svegliato sentendo alcuni colpi di pistola, questa volta più vicini. Ho acceso la webcam. Sembra che ci sia un camioncino verde da trasporto dell'esercito parcheggiato sotto una delle luci stradali all'angolo di fronte a casa mia. Alcuni soldati cercano i corpi sul retro del furgone. Stanotte devo dormire. Il perimetro è al sicuro. Correrò il rischio prendendo un blando sonnifero. Solo mezza dose, giusto per smorzare l'ansia. Al notiziario dicono che in città è entrata in vigore la legge marziale. Io abito nei sobborghi, ma potrebbero farla entrare in vigore anche qui, se questi tizi dell'esercito continuano a girare in zona. Ah, un'altra cosa. Ho ricevuto una chiamata dallo squadrone oggi e non ho risposto. Era l'ufficiale esecutivo che voleva dirmi di fare rapporto a rifugio e di chiamarlo immediatamente appena ricevevo il messaggio. Certo, signore. Col cazzo, signore. Inizio a sentire gli effetti del sonnifero. Gennaio, ore 8:15. Mi sono addormentato con in sottofondo il rumore dell'oceano inviatomi direttamente nelle orecchie dal mio lettore MP3. L'ho acceso per coprire il casino che veniva dall'esterno. Mi sono alzato verso le 3 per pisciare e in realtà per un attimo non mi sono ricordato di cosa stesse succedendo. È stato come durante la mia infanzia o quando ero un ragazzino e accadeva qualcosa di brutto, tipo un lutto in famiglia. C'erano brevi momenti di leggerezza in cui la mia mente si dimenticava della tragedia, ma poi la dura e fredda realtà mi colpiva all'improvviso. Nell'istante in cui la mia mano si è mossa per accendere la TV, la tragedia è ritornata nei miei pensieri. Sono rimasto a guardare immobile mentre un numero infinito di cronisti esponeva la propria teoria sulle cause e gli effetti di questa faccenda. Il mercato azionario è al punto del non ritorno. L'elicottero della Guardia Costiera è stato riassegnato alle zone interne per aiutare la polizia e il personale militare a evacuare alcune aree più duramente colpite. Un servizio che mi ha particolarmente colpito mostrava un gruppo di sopravvissuti in cima a un tetto a San Diego. L'elicottero passava attorno al tetto circolarmente e si vedeva il vento provocato dalle eliche che scompigliava i capelli e i vestiti delle persone. Le persone erano intrappolate in cima a un cassone dell'aria condizionata. A quanto pareva si erano arrampicate lì per sfuggire agli inseguitori, una dozzina di morti che brancolavano. Un'immagine particolarmente scioccante mostrava una madre con sua figlia. La madre aveva chiuso con lo scotch la bocca della figlia e le aveva legato mani e piedi. La bambina non era più un essere umano. Era morta. Ma la madre non poteva lasciarla andare. Povera donna ignara. Non so come reagire vedendo il mondo andare in pezzi così. Sullo schermo è segnalato un numero infinito di città, anche la mia città natale. Non ci sono pubblicità, solo cronisti. Le scene seguenti mostrano contenuti non adatti ai bambini. La scena seguente mostrava un gruppo di giornalisti nel loro furgone che attraversava in macchina Chicago fino al centro città. La telecamera riprendeva il guidatore e si vedeva bene che era visibilmente scosso e che cercava di fare del suo meglio per tenere il veicolo sulla carreggiata. La telecamera ha poi ripreso una scena dall'esterno. C'era un mare di gente di fronte ai lati della strada. Si capiva che il furgone cercava di muoversi il più velocemente possibile e si sentiva la voce di un uomo che gridava dal retro. Il conducente faceva del suo meglio per scansare le figure, ma ce n'erano troppe per riuscire a evitarle tutte. La telecamera si è spostata sul retro per riprendere la reporter. Come potete vedere, sarebbe un suicidio cercare di entrare a Chicago. Che Dio ti aiuti. Ha fatto cenno con la mano per chiudere la rivolta alla telecamera e la linea è tornata al reporter, il quale ha detto che sperava di uscirne vivo, cercando di sorridere senza riuscirci. Ho spento la TV e ho fatto una valutazione della situazione attorno a casa mia. Ore 9.
Muro perimetrale sicuro. Situazione della strada, solo veicoli d'emergenza. Vedo delle figure umane, ma non potrei dire se sono amici o nemici. Minacce, vedo un fuoco che divampa a circa un miglio lungo la strada. Dalla direzione del fumo, direi che si sta muovendo nella direzione opposta alla mia. Ore 22:12. Mi sono imbattuto in un post su un forum di sopravvissuti su internet. Immagino che il notiziario non stia dicendo tutta la verità. Un marinaio su una nave da guerra della Marina americana ha scritto un post oggi. A quanto pare vive di pesce e di gabbiani. Spero ce la faccia. Questo rafforza il mio presentimento che il governo stia continuando a nascondere i fatti. E questo mi porta a una domanda. Quale governo? Nelle ultime 24 ore non si è visto in TV nessun rappresentante della Casa Bianca. Ho passato il resto della mattinata e del pomeriggio a preparare il mio zaino con un kit di sopravvivenza nel caso in cui debba darmi le gambe. Ho anche riempito le vasche da bagno di casa mia. L'acqua c'è ancora, e quindi inizierò a bere acqua del rubinetto per conservare le bottiglie. Oggi ho iniziato a razionare il cibo. Ho mangiato solo una zuppa in lattina e una banana. Dovrei anche mangiare tutta la frutta adesso, perché tra una settimana sarà andata male, a parte le mele. Ho controllato di nuovo i muri di cinta e ho deciso che indosserò per tutto il tempo la mia tuta da volo e cercherò di camuffarmi il più possibile quando esco da casa. Ho la maschera e i guanti in Nomex, e almeno 10 tute. Credo sia una buona idea indossare la tuta perché 1. Resiste al fuoco, 2. È un pezzo unico e quindi senza seccature, il che significa che avrò meno impaccio se devo darmela a gambe. L'unica cosa negativa è che devo essere in un posto molto sicuro per scoprirmi la testa. Ho forgiato un asse da bucato niente male a partire dalla mia griglia a propano. Ho dovuto disincrostarla un bel po' prima, ma mi servirà come buon proposito per tenere i vestiti puliti e non incorrere nel rischio di prendermi malattie o dermatiti. Inizierò a radermi un giorno sì e uno no per conservare i rasoi. Ore 23:50. Ho sentito qualcuno muoversi fuori dal mio cancello e ho disattivato le luci a sensore mentre indossavo guanti e maschera. Ho afferrato il fucile e sono uscito a ispezionare la zona. Ho visto uno strano tizio in abiti civili che barcollava lungo la strada e che sbatteva in continuazione contro il mio muro di cinta. Dal modo in cui camminava, sembrava uno di quei cadaveri che facevano vedere in TV. Non ho intenzione di fare niente e non mi farò prendere dalla febbre del guerrigliero. Me ne resterò qui in silenzio per evitare di essere visto o sentito da chiunque, vivo o morto che sia. E poi, era troppo buio per capire se fosse vivo o morto. Mi sento un fottuto idiota per non aver rubato i binocoli per la visione notturna NVG dallo squadrone quando potevo. Sarebbero stati molto utili in questa situazione. Buonanotte, diario.